Niente, una signora poverina mi è venuta addosso, è stata gentilissima, l'ha saputo, però purtroppo ho avuto delle ripercussioni, ho portato quasi 2 settimane il collare, adesso ho un po' di problemi alla spalla, noi andiamo a prendere i risultati, speriamo in bene. Quindi, finito questo momento. Ragazzi, allora stasera vogliamo fare un dolce, ma vista che l'idea è stata sua, non mi sono vestito da pasticcere. Perché l'idea è stata tua, è una ricetta sua, per cui io le darò una mano, però non di più. Allora, sapete che io da un po' che l'ameno, che mi piacerebbe fare l'ameno è il nostro dialetto, cioè è da un po' che continuo a parlare di questa cosa, che mi piacerebbe fare una cheesecake. Allora, abbiamo pensato di fare una cheesecake con il frutto tipico dell'estate, cioè l'anguria. Allora, io ho già preparato una parte. Infatti mi stavo guardando attorno per capire dove era la parte già pronta. Uno degli ingredienti l'ho lasciato in frigorifero perché deve rimanere freddo. Cos'è? La panna. Ok, panna. Mi raccomando, in questa ricetta sono importanti le temperature. Ci sono alcuni ingredienti da mettere a caldo, altri a freddo, ma da non mischiare perché altrimenti non si ottiene il risultato. Infatti molti, quando dicono che fanno le cheesecake, viene male perché bisogna stare molto attenti con le temperature. La panna va usata fredda, non va mischiata in liquidi caldi perché altrimenti si smonta, insomma. Quindi, bisogna stare un po' attenti. Ecco, esatto. Allora, nel frattempo Maria, ciao! Allora, abbiamo preparato cosa? Abbiamo preso dei biscotti secchi. 200 grammi di biscotti secchi, 80 grammi. Sbriciolati bene. Esatto. E 80 grammi di burro. Fatto sciogliere. Esatto. Ok. Le abbiamo mischiati e abbiamo ottenuto, vedete, questa cosa, questa crumble molto sodo. Vedete che io lo giro, adesso cade, e non si muove. Allora, andrebbero sbriciolati un po' meglio rispetto a come li ha sbriciolati lei, ma fa niente. Comunque le sbriciolate bene, ci unite il burro e formate questo impasto. Lo schiacciate nella tortiera. La tortiera però la preparate prima. Ci mettete della pellicola trasparente sia sul fondo che sui bordi. Mettetela prima sul fondo, poi mettete sui bordi e poi mettete il fondo e chiudete la cerniera. Esatto. Così siete sicuri che non esce niente. La mettete poi in frigorifero. In freezer. O in freezer, dipende se avete più o meno tempo. Se la mettete nel freezer basta un'oretta. Sì. Se la mettete nel frigo normale la lasciate anche un paio d'ore. Esatto. In modo tale che il burro ritorni bello sodo e quindi il crumble rimanga bello aderente. Esatto. alla tortiera. Io l'ho lasciato mezz'ora nel freezer, quindi è diventato bello freddo. Va bene, a questo punto lo mettiamo da parte. Perfetto. Poi partiamo con la seconda parte della ricetta, cioè la nostra crema. Io qua ho 4 fogli di gelatina perché 3 servono per la crema, 1 serve per invece la fargitura sopra, quindi uno lo dobbiamo tenere da parte. Ok, lo mettiamo da parte. Prendete una vaschetta, sì. Ci mettete dell'acqua fredda e poi prendete i fogli di gelatina e li mettete nell'acqua fredda a far sciogliere. Prendo la forbice. Allora, essendo una ricetta con un frutto che è già molto acquoso, attenzione a esagerare con l'acqua, perché sennò diventa una... Mettilo male da parte. Quindi, se invece di 3 volete anche mettere 4 fogli di gelatina, va comunque bene. I fogli di gelatina non bisognerebbe tagliarli, ma io ho una vaschetta piccola e quindi li taglio, perché sennò non saprei come farli stare, no? Li taglio a metà, così li aggiungo una alla volta, in modo tale che assorbano l'acqua. È uscito un po' di acqua? Sì. Prendi un asciugamano. Aspettate, arriviamo. E lì mi sposto, ecco qua. Sì, mi hai messo dappertutto. Se una volta che scatto spruzza fuori l'acqua di lì. Ok. Allora. E l'ultimo foglio. Questa volta faremo una ricetta che è molto divertente anche per i bambini, perché effettivamente sembra un'anguria.
Esatto. Partiamo. Hai messo un po' scarsa l'acqua. Ne serve di più? Perché se no, vabbè, la sposto in modo tale che... Perché se lasciate dei pezzi di gelatina che non restano bagnati, chiaramente ci metterà più tempo a sciogliersi e ammorbidirsi. Va bene, quindi li mettete la mettete da parte, ci vorrà un 10 minuti grosso modo. Esatto. Nel frattempo noi prepariamo tutte le altre cose. Nel frattempo asciugo il tavolo perché ne è uscita dappertutto. Ecco qua. E noi prepariamo invece la farcitura interna. Oh, sì, ce n'è dovunque. Voilà. Succede acqua, Non è una volta non ho fatto io il danno. Prova strana. Allora, no. Partiamo con gli ingredienti della farcitura. Ha preso un asciugamano che non asciuga niente. È quello che c'è di qua. Ok. Allora, 400 grammi di formaggino spalmabile. Io ho scelto un formaggino ovviamente senza lattosio per le solite storie che vi dico sempre, no? Usando un formaggino senza lattosio e anche panna senza lattosio, andate ad abbondare leggermente sia con uno che con l'altro. Sì. Perché non legano molto, quindi c'è bisogno di un qualcosa che leghi di più. Questo serviva per? Per riscaldare l'acqua dell'anguria. Da poi cosa partiamo? Serve 80 grammi di zucchero a velo e 80 grammi, mi sembra, sì, 80 grammi di anguria. Ok. Poi là c'è ancora... Dello zucchero a velo, ma serve poi per la parte dopo. Ok. E poi delle gocce di cioccolato. Che serve sempre per la parte dopo. Parte dopo. Anche il colorante rosso, altri 100 grammi di anguria e lo zucchero a velo e l'acqua servono dopo. Però, va bene, partiamo. Partiamo. Prima cosa, prendiamo la nostra anguria. Un mini pimer. Sì, un mixer. Sì, il mini pimer è l'altro, scusatemi. Esatto, e poi la marca, non si deve dire la marca. Ma perché la marca? Sì. Io pensavo che fosse... No, mixer, che vuol dire in inglese mischiare, per chi un non lo sapesse. Un frullatore immersione. Un frullatore. Questo non è di immersione, no, ma va bene. Se volete usare quella di immersione viene più comodo. Allora, togliete i semi dall'anguria. Sì, infatti vedete che io sto incominciando a mettere quelli che so già sono senza semi. Ecco, o se no li lasciate, li tritate, poi mangiate anche i semi. Sì, e non è il massimo. Di solito non piacciono, no? Ok. Quindi ti do una mano. Bravo. Togliamo. Quindi non preoccupatevi del fatto che le fette di anguria rimangano belle, perché tanto le tritiamo. Sì, non c'è problema. Ok, togliamo. Sì, perché c'è parecchia roba. Andiamo a chiudere il nostro mixer. Facciamo un po' di rumore. Va bene, va bene. E otteniamo un liquido. Vedete, l'anguria è formata quasi esclusivamente d'acqua. Quindi ci ha messo un secondo. Perfetto, metti da parte. Poi all'anguria, non lasciarla, cosa ci aggiungiamo? Allora, qui avete due modi di farlo. O prendete una ciotola. Però questa io la userei per la panna. No, infatti io ho preso solo questa per la panna, perché il resto lo andiamo ad aggiungere di qua. Perfetto. Però se voi voleste, potreste fare una cosa. In una ciotola mettere... il formaggino spalmabile e lo zucchero a velo, montarlo, farlo diventare un burro e tenerlo da parte. Sì. All'acqua dell'anguria aggiungere la gelatina che noi dobbiamo far sciogliere, quindi questa è da togliere da qua dentro. La gelatina ci vuole, ecco, vedete, adesso è 3-4 minuti che è dentro e comincia già ad essere bella morbida. Quindi sì, no, è già ammorbidita, poi fa caldo oggi, quindi... Si ammorbidisce in un attimo. Vedete? La togliamo, la facciamo scolare bene, la strizziamo bene. Perfetto. E la aggiungiamo alla anguria. A questo punto la dobbiamo però scaldare. Perché? Perché la gelatina altrimenti farebbe molta fatica a sciogliersi in un liquido come questo che è freddo. Quindi la mettiamo un po'. Mentre lui fa scaldare l'acqua dell'anguria insieme alla gelatina, io prendo il Philadelphia e faccio la seconda idea, o comunque la seconda opzione che abbiamo. Ma il cucchiaio? Io l'ho portato lì. Tienilo là. Mi mancava un pezzo, ho detto, ma caspita, io l'ho portato per una volta. Allora, andiamo a mettere il formaggino spalmabile all'interno dell'impasto soprattutto, del mixer. Allora, l'ideale sarebbe prima far scaldare l'anguria
che abbiamo macinato, l'acqua d'inguria praticamente, e poi dopo aggiungerci la, come si chiama? La gelatina in fondo. La gelatina. Che non ho mai capito perché si chiama colla di pesce. Perché è fatta con la colla di pesce. E cos'è la colla di pesce? È fatta dal pesce, dalla parte appiccicosa. Vabbè, ma finché lì, che fosse attratta dal pesce, se si chiamava colla di pesce c'era arrivata da sola. Allora, questa cosa che adesso stiamo per fare serve per far sì che il nostro formaggino spalmabile, soprattutto perché come vi dicevo in questo caso è senza lattosio, diventi una pomata e quindi leghi un po' di più. Quindi adesso facciamo ancora un attimo di rumore. Però non si mischia perché non c'è liquido. Quindi. Allora, adesso noi abbiamo fatto sciogliere la gelatina, vedete? Sì. A questo punto qua dovremmo poi aggiungere la panna, ma questa è calda, la panna è fredda, si smonterebbe. Quindi aggiungiamo il liquido insieme al formaggino. In modo tale che adesso io vado a mixare bene, le temperature si abbassano. Esatto, quindi otteniamo il duplice risultato di abbassare la temperatura e l'altro quello di riuscire a mescolare bene, perché mixer con un formaggio asciutto non riuscirebbe a mescolare. Vai! Devi amalgamare bene il tutto, eh? Prova a guardare. Perfetto. Anche perché di liquido ce n'era parecchio, quindi riesce a sciogliere bene il tutto. A questo composto va aggiunto anche lo zucchero a velo. Ok. Ma io lo aggiungerei dopo perché lì non ci sta. No, straborda. Quindi cominciamo a mettere la panna. Mi raccomando, fredda. E la montiamo. Vedete, perché vi dicevamo che le temperature sono fondamentali. Allora, nella panna possiamo tranquillamente aggiungere lo zucchero, perché è come se zuccherassimo la panna. Quindi senza problemi lo possiamo mettere nella panna. Incominciate piano perché la panna ne va di ogni dove. Esatto. Se avete problemi, un trucchetto per montare la panna è quello di prendere un asciugamano e coprire in questa maniera. Lasciate aperta la parte dietro in modo tale che prenda aria, però evitate di spuzzi sul forno. Appunto, appena detto. È normale, panna, lo togliamo anche questo. Per la panna ci vuole un po', perché comunque, soprattutto senza lattosio, monta in un po' più di tempo. Esatto. State attenti, perché la panna senza lattosio straccia più facilmente, cioè si divide più facilmente. L'abbiamo fatto in un video, quindi è per quello che ve lo dico. Esatto. Ma su, tra l'altro la maglia bianca, la maglia nera, ma dappertutto. No. Vediamo se monta. Il colorante invece servirà per la decorazione, quindi lo mettiamo. Ma non devi alzare, perché se alzi in questa maniera è chiaro che la spuzzerà per tutto. Quindi è bello, bello diritto. Intanto faccio sciogliere l'altra gelatina. Bravo. Sempre la vaschetta di prima. Ci abbiamo aggiunto dell'acqua. Prendiamo il foglio e lo mettiamo a sciogliere. Uno e due. Ok, direi che va bene. Io non vorrei dire, ma un top così non ce l'ha nessuno. No, direi che è unico, per fortuna che è unico. Ok, la panna è montata. Sì. A questo punto dovremmo mescolare il liquido con la panna. Esatto. Prendiamo un cucchiaio, meglio se di legno. Magari anche un leccapentole è più comodo, cosa dici? Ce l'abbiamo qua. È di là, nell'altro cassetto, quello che ti abbiamo regalato a Natale. Ecco qua. Leccapentola. Facciamo questa torta perché mio fratello ha fatto la maturità ieri. E quindi vogliamo festeggiare, ovviamente. Vabbè. Mi sembra più che giusto. Oggi siamo andati a mangiare le poke, che a lui non sono piaciute granché a papà.
Vabbè, allora aggiungiamo solo una parte. Sì. Dovete fare poco alla volta. E cominciamo a mescolare la panna lentamente dal basso verso l'alto con un po' di composto, in modo tale da non smontarla. Perfetto. Non spaventatevi. C'è profumo di anguria. Sì, è meraviglioso. Non spaventatevi se rimane abbastanza liquido, perché comunque essendo una cheesecake, andando esatto. in freezer, rimane praticamente una torta gelato. Ok. E poi, piano piano, ci aggiungiamo tutto il resto del composto. Allora, tira pure giù tutto. Andiamo a tirare giù bene. Con la mamma che ha proprio il classico profumo della cheesecake all'anguria. È spettacolare. Va bene, mescoliamo bene il tutto. Sì. Viene proprio un colore, un rosa molto pastello. Ok. Marilda, tutto bene? Ma sì, abbastanza. Diciamo che adesso la stiamo poi facendo mescolo andare. Io? Si sta morendo dal caldo. Tra l'altro. Perché vedo che mescola lateralmente, ma non va a pescare sul fondo. Vedete i pezzi? Se non mescola prelevando dal fondo, rimarrà una parte più solida e una parte più liquida. Tra l'altro io non so dalle vostre parti come fa, ma qui sono giorni, adesso oggi no, sembra tenere, ma sono giorni che fa un caldo bestiale tutto il giorno, alle 5 arriva il temporale classico, l'altro giorno siamo andati a portare il veterinario. Va bene, non perdiamoci in ciance. A questo punto il composto dove lo mettiamo? Dentro nella cheesecake. Ecco qua, così. Perfetto. Aspetta, è che mi scappa, perché ce l'avevo col dito al contrario. Ecco, tutto il nostro bel composto nella cheesecake. Sì. Non avanzatene niente, mettetelo bene tutto. Vedo che questa è perfetta. Noi abbiamo preso una tortiera? Sì, una tortiera da 24 cm sì. di diametro. Direi che è la dimensione giusta. Ok, a questo punto lo andiamo a mettere, mentre prepariamo la gelatina sopra, il freezer. Lo scuotete leggermente in modo tale che si parifichi e lo mettiamo nel freezer. Aspetta. Se lo preparavi prima era meglio. Perché prima l'ho messo con questi cosi qua di ghiaccio, perché così sotto rimaneva freddo. Adesso. Però non ho pensato che dopo poteva non essere comodo. Voilà. Ok. Adesso dobbiamo preparare la seconda parte, la parte, lo strato che va sopra. Come lo facciamo? Allora, è uno sciroppo in sostanza. Ok. Quindi andiamo a prendere il pentolino di prima. Ok. E il mini cleaner. Che laviamo però, perché altrimenti prende più il colore del composto in centrale invece che dello strato superiore. Quindi una sciacquata. A questo punto abbiamo sempre la nostra anguria, ricorda quanta? 100 grammi. 100 grammi, togliete sempre i semi, in questa fase è ancora più importante togliere i semi perché fa parte della decorazione superficiale, quindi toglieteli bene. Se doveste fare, mi dai il mano. Se si dovesse fare solo l'esterno. Uno sbaglio, comunque mettere dentro dei semi, qua si vedono subito. Va bene, a questo punto dobbiamo frullare la nostra anguria esattamente okay. come prima. Uh-huh. Allora, lavo anche la nostra lama. Perfetto. Andiamo a mettere l'anguria qua dentro, anche il coperchio perché. Ok, quindi ci mettiamo i nostri pezzi di anguria senza mettere i semi. E qua però ci mettiamo anche il colorante. Esatto, perché abbiamo bisogno che qui il colore sia molto forte. Quindi aggiungiamo un po' di colorante. Adesso ne ho aggiunto un cucchiaino, vediamo se è sufficiente oppure no. Quindi maciniamo il tutto. Vedete che con il colorante rimane di un bel colore. Rosso carico. Basta tanto l'anguria. Bello rosso, mi piace. Okay. Direi che può essere sufficiente, perché vedete che la parte centrale è diventata rosa, un rosa tenue. Esatto. Questo invece abbiamo un rosso bello carico. Poi abbiamo fatto sciogliere la gelatina. Esatto.
andiamo a prendere come se, come prima, la nostra acqua di anguria e la andiamo a mettere. Ci sono dei pezzi ancora, però non sono sciolti, sono macinati. Eh no, è vero. Allora, ve ne accorgete non tanto mentre macinate quanto una volta che la versate. Sì. Perché versando vi renderete conto che proprio ci sono dei pezzi. Ok. Quindi rifacciamo bene tutto in modo tale che sia bello macinato. Ok, penso che a questo punto sia. Deve essere proprio un'acqua. Sì, molto liquida. Sì, ok. Ah, io l'ho spento qua. Benissimo. Aspetta, che non ho visto ancora un pezzo. Fa niente. Lo togliamo. Quello non vuole macinarsi. Aggiungo ancora del colorante? Sì, perché la vedo un po' troppo chiara. Ecco, perché la voglio di un rosso bello carico. A questo punto la andiamo a mettere sul fuoco. Ok. Allora, qui mi devi dire tu se secondo te va bene. C'era scritto oltre all'anguria di mettere anche l'acqua. Allora, il problema è che dovete calcolare quanto strato volete fare sopra. Lì era uno strato bello spesso perché c'era. Però noi abbiamo messo soltanto un foglio di gelatina. Ok. Quindi non bisogna mettere tanto liquido. Ecco qua. Vedete, è già calda. Andiamo a prendere anche. E si scioglie subito. Lo zucchero a velo e lo andiamo a inserire. Ok. Vabbè, se aggiungiamo lo zucchero a velo, allora sì, serve dell'altra acqua perché chiaramente il composto. Aspetta, Lo facciamo sciogliere bene. Il composto deve risultare comunque abbastanza morto. Adesso non metterò lo zucchero, abbiamo fatto un errore qua, vedete? A parte che aggiungi tutto lo zucchero nel liquido, è rimasto agrumi, non va bene. Bisognava aggiungere del liquido nello zucchero in modo tale da ottenere un composto omogeneo e poi diluire il tutto. Lo dico sempre, ma lei corre, se no vedete rimangono i grumi. Adesso magari col caldo li faccio un po' sciogliere. Trucchetto. Quindi ricordatevi, nello zucchero mettete un cucchiaio di liquido. Ok. Fate sciogliere bene il tutto fino a che diventa un liquido denso. Però un liquido. Un liquido. E poi lo andate ad aggiungere all'acqua, altrimenti si formano questi grumi. Ok. Ok. Acqua la aggiungiamo? Io direi di no, perché essendoci solo un foglio di gelatina non bisogna mettere tanto lì. A questo punto dobbiamo semplicemente aspettare. Ma quelli lì? Vanno messi sulla decorazione. Ah, ok. Li appoggiamo dopo in modo tale che, come si chiamano, le gocce di cioccolato facciano i semini praticamente. Assomigliano ai semi. Qua dobbiamo raffreddare il tutto, come dicevo al momento. Esatto. A questo punto non possiamo finirlo adesso, dobbiamo aspettare che la cheesecake che è nel freezer la lasciamo almeno una mezz'ora. Tranquillamente. Diventi bella, dura, solida. Nel frattempo questo liquido diventa freddo, ma non duro, solo freddo. Esatto. Lo aggiungeremo sopra, ci cospargiamo di un po' di gocce di cioccolato che assomiglieranno insieme dell'anguria, rimettiamo nel freezer, lo lasciamo un'altra mezz'ora, ora. Io lo lascerei un'ora. Ecco, se no lo mettete nel frigo, lo lasciate tutta la notte e domani vi trovate al cheesecake. Non fate l'errore però di metterlo prima nel freezer e poi nel frigo, perché quando prende la botta e si congela, se lo mettete nel freezer fa acqua, esatto, e quindi poi crolla. Quindi o usate sempre il freezer o sempre il frigo. Però se usate il freezer va a finire che domani diventa una torta gelato e non una cheesecake. Beh, lo togliete un quarto d'ora prima, esatto, dal freezer eventualmente. Se invece volete, non volete toglierla prima dal frigo perché non vi ricordate, perché non volete l'impendizio, la mettete direttamente nel frigorifero già stasera, la lasciate tutta la notte e domani la tirate fuori quando dovete servirla. Allora, con il nostro liquido che servirà per la parte superiore, noi vi salutiamo. Ciao! Ciao!